Buongiorno a tutti, io sono Edoardo Fiorito, sono il responsabile di Daydream Studio. Daydream è uno studio di Roma specializzato nella creazione di contenuti visivi per le aziende, cioè noi realizziamo tutto ciò che occorre all'azienda per comunicare visivamente, come spot, video commerciali, video promozionali, reportage fotografici, insomma tutto quello che può aiutare a comporre la grammatica per comunicare in particolare sulle piattaforme digitali e quindi internet, social network, sito, eccetera, eccetera. Insomma, tutti i contenuti video e fotografici per questo tipo di comunicazione. E quello di cui vorrei parlare oggi con voi, in questo breve intervento, è di identità aziendale. Parlerò di identità, finalizzata esclusivamente alla costruzione della linea comunicativa. E quindi per entrare nel vivo del discorso, ho pensato di cominciare con lo spot che abbiamo fatto l'anno scorso e che in qualche modo suona il diapason per questo genere di tematiche. Questo spot si chiude con un claim che a me piace moltissimo. Sii ciò che tu vuoi essere, sii chi vuoi essere. E questo è un elemento molto importante. Nel momento in cui definiamo il profilo del nostro business per permettergli di assumere un'identità in grado di avere una comunicazione con i nostri potenziali clienti, con il nostro bacino di riferimento. E la prima cosa che voglio fare con voi è un esercizio molto semplice che tratta di rispondere a quattro domande apparentemente molto semplici sulla nostra azienda, ma le cui risposte non sono così scontate come le domande. Le quattro domande sono chi, cosa, come e perché. Chi, quindi chi siamo? Vorrei che proprio lo scriveste da qualche parte, scrivetelo sul cellulare, scrivetelo su un block notice, insomma. Preferisco sul cellulare perché il cellulare è la piattaforma principale attraverso cui in qualche modo comunichiamo. Come dice Daniel Priestley, se il tuo business non è tagliato per poter comunicare adeguatamente sul cellulare, stai tagliando via una fetta di mercato di milioni di utenti. Quindi cerchiamo di togliere quel pregiudizio che non è così romantico come potrebbe essere, perché deve essere il nostro principale strumento di comunicazione, uno dei principali canali di distribuzione dei nostri contenuti. Quindi, se vogliamo, apriamo il cellulare e rispondiamo a queste quattro domande. Quindi, chi siamo? Cosa facciamo? Quindi qual è il nostro prodotto? Quali sono i servizi che offriamo alla nostra clientela? Come lo facciamo? E qui questo è un passaggio abbastanza importante perché la gente non si accontenta più di sapere quello che facciamo, ma vuole anche sapere
come lo facciamo, come lo realizziamo, quali strumenti utilizziamo per crearlo, quali processi lavorativi, se sono sostenibili, se non sono sostenibili, se le materie che utilizziamo sono tracciabili, se non lo sono, in che modo organizziamo il nostro personale. Tutti questi aspetti sono fondamentali nel momento in cui costruiamo la nostra comunicazione online e li dobbiamo tenere ben presente perché ognuno di queste note, di questi oggetti comunicativi poi dovrà avere il proprio corrispettivo. E poi perché lo facciamo? Anche perché è una domanda importantissima, perché definisce la nostra identità, il perché fai una cosa. Spesso le persone non vogliono sapere che cosa abbiamo fatto, ma vogliono sapere perché lo abbiamo fatto, perché se conoscono il perché in qualche modo possono anche prevederne le azioni future. Quindi è un meccanismo anche psicologico che induce la persona a potersi fidare di noi e quindi a poterci scegliere. Ecco, vediamo un altro brevissimo video che ci può ancora aiutare a entrare nell'atmosfera adatta e approfondire questo genere di tematiche. Was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on a plot and a scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here. Yeah. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. Your memories spark and motivate and make the industry shake. You put the balls in the brakes. I'm talking one. One chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover, broke the drum of passion, never rest. Freedom is our teacher, under pressure, now we bless. See, I was so good for the goal. It's one heart, one shot, now the future is yours. Go! Yeah. It's one all, one shot, now the future is yours, go! Ecco, dopo questo primo segmento, facciamo un altro esercizio insieme. Cerchiamo di mettere a fuoco quali sono i quattro principali punti di forza che contraddistinguono la nostra azienda dai competitors che abbiamo nel nostro bacino di riferimento. Cioè, quei quattro elementi che rendono unico la nostra azienda, il nostro business. Ad esempio, nel caso di Daydream Studio, al primo posto metterei sicuramente la natura fotografica dei nostri video, cioè la grande attenzione alla fotografia, alla luce, alla composizione delle immagini che c'è nei nostri lavori. Come secondo punto metterei un aggettivo che è molto utilizzato nel business ma meno nell'arte, che è quello di essere disruptive, cioè di essere dirompenti, di innovare prepotentemente qualcosa, di rompere il codice in qualche modo. E questa natura che è molto, diciamo, sostenuta nell'ambiente del business. Nell'ambiente dell'arte trova un corrispettivo non altrettanto adeguato nell'ambiente della comunicazione. E quindi abbiamo pensato che leaders che fossero disruptive avessero bisogno di una comunicazione che fosse altrettanto disruptive, altrimenti ci sarebbe stato un disallineamento. E questo è un altro elemento che secondo me contraddistingue il nostro studio dai competitors di settore. Al terzo punto, sempre per quanto ci riguarda, io metterei ad esempio la natura narrativa dei nostri lavori, perché noi cerchiamo sempre di raccontare delle storie attraverso le aziende e le aziende attraverso delle storie, perché pensiamo che sia la storia ad emozionare la persona, perché attraverso la storia una persona si può immedesimare e quando si immedesima si emoziona e quando si emoziona è in grado di compiere
la scelta di favorire, di comprare i prodotti di un'azienda anziché di un'altra, i servizi di un'azienda anziché di un'altra. L'elemento emotivo è un elemento essenziale all'interno del processo di vendita. Il quarto punto di forza è quello che io sostengo e penso che la nostra azienda sia molto orientata verso le persone. Io voglio che chi lavora con noi, chi si affida a noi, sia disposto a mettersi in gioco e ad esporsi davanti alla telecamera, insomma a metterci la faccia in qualche modo, perché chi ci mette la faccia, chi si racconta, chi è in grado di esporre le proprie sfide, i propri obiettivi, di non avere paura di impegnarsi in questo diciamo rapporto, in questo contratto di fiducia che si stabilisce con il nostro bacino di riferimento, sviluppa una fiducia nei confronti del cliente che poi si tramuta in un rapporto a lungo termine. Ecco, questi sono i nostri quattro punti essenziali che io sono convinto siano nei nostri lavori. Voglio mostrare un lavoro dove secondo me ci sono tutti questi quattro elementi, e poi vi voglio invitare a far sì che anche nei vostri lavori, nei vostri prodotti, nei vostri servizi e nella vostra comunicazione siano altrettanto ben presenti i quattro punti di forza che voi sceglierete, che definirete per la vostra azienda essere al primo posto. Ci sono due sapori che non dimenticherò mai: il primo gelato e le prime labbra che baciai, il loro sapore di alcol, la notte in cui conobbi l'amore, due semi da cui per me sarebbero nati il giorno e la notte. Questo è il video di cui vi ho parlato, che penso che rispecchi fedelmente quelle che sono state i punti di cui parlavo prima. Adesso voglio parlare di un ultimo elemento nella composizione sempre dell'identità aziendale, ed è quello relativo ai vostri prodotti, a quello che vendete. Quando componiamo il nostro arsenale comunicativo, è importante anche che abbiamo bene in mente qual è il nostro ecosistema di prodotti, perché anche questo ha un ruolo ovviamente essenziale all'interno della linea narrativa che vogliamo sviluppare sulla nostra azienda. Allora vorrei mostrarvi un piccolo schema che è finalizzato alla costruzione di questo di questo ecosistema. Quando
quando componiamo a fini comunicativi il nostro ecosistema di prodotti, dobbiamo avere ben presente qual è il nostro core product, cioè il nostro core business, il prodotto nel quale l'azienda si identifica, che è il principale prodotto di vendita della nostra azienda. Per BMW sono le macchine, per Montblanc sono le penne, per Rolex sono gli orologi. Ecco, qual è il nostro core business? Poi c'è un altro tipo di prodotto che viene chiamato product for prospects, ovvero quel tipo di prodotto che serve ad attirare un cliente con un acquisto a basso livello di impegno, cioè un qualcosa che abbia un costo accessibile e un impegno di realizzazione non alto, insomma, di facile realizzazione, ed è qualcosa che serve per iniziare in qualche modo il processo di vendita e instradare il cliente nella giusta direzione. Poi c'è un altro tipo di prodotto che si chiama product for clients, che sono tutti quei tipi di prodotti che stanno attorno al core business e che in qualche modo definiscono i servizi, tutti, insomma, gli elementi accessori che possono essere venduti assieme al prodotto principale. Tornando all'esempio delle macchine, per capirsi, i finanziamenti sono dei product for clients, cioè dei prodotti accessori che vengono venduti grazie alle macchine, che sono magari altrettanto redditizi, ma che sono agganciati comunque al core business. E in ultimo, soprattutto per i negozi online, insomma, per coloro che hanno un business online, funzionano molto come inizio, diciamo, del processo dell'inizio della relazione fra l'azienda e il cliente, i gift, che sono anche loro elementi che vanno adeguatamente comunicati, spesso più di tutti gli altri, perché sono proprio quelli, gift sono i regali, sono proprio quelli che permettono l'inizio di una relazione. Cioè il gift deve essere un regalo assolutamente senza impegno e assolutamente senza secondi fini, il cui scopo è solamente quello di introdurre una persona nella filosofia aziendale, nel discorso aziendale, per poi magari portarlo attraverso un product for prospect a iniziare quello che è il processo di vendita e la relazione, diciamo, economica con la nostra azienda. Ecco, adesso abbiamo un'idea abbastanza composta di quella che può essere la nostra identità aziendale, quindi i temi attorno ai quali possiamo articolare una comunicazione, perché sappiamo chi siamo, sappiamo quello che facciamo, sappiamo come lo facciamo, sappiamo perché lo facciamo, sappiamo quali sono le nostre linee di forza e sappiamo esattamente qual è il nostro ecosistema di prodotti. Ecco, tutti questi elementi compongono una costellazione che deve declinarsi nell'articolazione di contenuti di vario genere, perché un contenuto, a seconda della sua importanza, avrà uno strumento comunicativo altrettanto importante, dei quali non posso adesso entrare in analisi perché ci vorrebbe molto più tempo. Questa è una piccola parte di un corso molto più lungo di comunicazione aziendale, ma che, se siete interessati, vi invito a restare in contatto di modo da poterci aggiornare sulle successive fasi di questo discorso sulla comunicazione d'azienda. E vi ringrazio di averci seguito e vi lascio con un piccolo video che è il nostro spot di quest'anno, e vi saluto e a presto. Chi pensa ad un'azienda come ad un lavoro non ha capito veramente cosa sia un'azienda. Un'azienda sono le persone, i volti, le sfide,
le emozioni, le idee, le creazioni, i talenti, i rapporti, la follia e la gioia che c'è dietro un'avventura, è la forza che porta un sogno a divenire realtà. Un'azienda è la sua storia. Il nostro augurio è che fra tutte, la tua sia quella che varrà la pena raccontare. Di tutto cuore ti auguriamo che, fra le tante, sia la tua quella di venire un giorno leggenda.